Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno al latte, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon tutto a tutti, bella questa, buon tutto a tutti, mi piace. Ragazzi, come state? Tutto bene? Abbiamo delle notizie incredibili che spero non si avverino mai, perché già mi viene il latte. Già mi va uscit, come si dice da noi, mi viene già il vomito solo a leggerle, a sentirle, che poi sono un po' cose che si stanno leggendo praticamente ovunque. Di cosa voglio parlare? Intanto vi faccio già un quadro generale del video. Parleremo un po' del capitolo difensore centrale, parleremo della prima punta, quindi anche di Dzeko e di chi potrebbe arrivare al suo posto. Parleremo delle cessioni, leggo perché ce le ho segnate, perché altrimenti mi scordo qualcosa, e parleremo soprattutto della prima cessione delle tre che dovrebbe fare la Roma nel breve periodo. Io direi di partire dalla cessione, perché vi ho detto nei precedenti video che appena la Roma riuscirà a vendere e a sbolognare uno tra De Frel, Nzonzi e Gonalon, su tutti, perché non dimenticatevi che noi sul groppone, sul carrello, abbiamo ancora il buon Maxim, ragazzi, che secondo me dovessimo tenerci Gonalon, ragazzi, altro che Nzonzi. De Frel, vi stavo dicendo, dovesse partire uno di questi tre, la Roma farà il difensore centrale, secondo me. Centrale, mi stavo impappinando. Farà il difensore centrale. E il più accreditato a partire sembra proprio De Frel, vicino al Cagliari, per una cifra intorno ai 15/16 milioni. Io non so, l'anno scorso abbiamo dato De Frel alla Sampdoria, prestito con diritto di riscatto a 16, a 20. Ha fatto una stagione talmente di merda che adesso vale di meno. Io non so come funziona il calciomercato da noi, però va bene, va bene. Quindi, difensore centrale. Chi sarà questo bene amato difensore centrale, che ormai ci siamo un po' tutti rotti i maroni di questo difensore centrale? Il sostituto di Manolas, perché vi ricordo che Mancini è il sostituto di Marcano, perché la Roma vuole fare un difensore di esperienza top per sostituire Manolas. E fu così che arrivò Bocchetti, l'irreprensibile Bocchetti, incredibile. I nomi papabili, e uno di questi, ragazzi, veramente mi fa venire, già devo andare a cagare, non ce la faccio più, infatti devo sbrigarmi. In più mi viene il voltastomaco. Uno è Lovren, che è stato proposto dal Liverpool, perché il Liverpool ovviamente già l'anno scorso l'ha usato col contagocce e vorrebbe liberarsi comunque di un ingaggio pesante, quello di Lovren. L'altro è Alderweireld, come sappiamo tutti, che non è stato offerto, ma la Roma comunque continua a monitorare. Però più passa il tempo e più il Tottenham, secondo me, ti spara alto, perché deve comunque entro il 9 riuscire a sostituirlo. E l'altro, ragazzi, difensore centrale che è stato offerto, l'altro difensore centrale che ci è stato offerto arriva dall'Arsenal, Mustafi, che quando andò all'Arsenal, io mi ricordo, tutti, compresi quelli della Sampdoria, perché se non sbaglio dalla Samp andò all'Arsenal, o dalla Samp andò al Werder Bremen, o l'ha preso la Samp dalla Werder Bremen, vabbè, comunque i tifosi dell'Arsenal si fecero una ricca risata. Ma da dove cazzo sono uscito l'Arsenal a comprarsi Mustafi? E infatti adesso i tifosi dell'Arsenal stanno facendo la colletta pur di liberarsi di sto pacco di Mustafi, che sta facendo più danni. Ragazzi, ci sono i video su YouTube, ci sono i video delle cagate di Mustafi, che veramente tu ridi, cioè non puoi non ridere. Solitamente il calcio ti dà altre emozioni e non la risata. Mustafi no, Mustafi riesce a darti un'emozione del genere, ridere quando lo vedi giocare, pazzesco, pazzesco.
quale giocatore ti fa ridere? Beh, ce ne sono un po', però Mustafi più di tutti, ragazzi. Cioè, Mustafi è quello che pur di non ammettere l'errore, dà la colpa agli altri. Si vede nei video, ragazzi. Lui fa la cagata e se la prende anche col portiere, che non c'entra un cazzo. Sbaglia la marcatura, si gira verso Cech e fa: ma che cazzo fai? Ma Cech fa: ma sei tu il difensore? Cosa minchia vuoi da me? Robe del genere, robe del genere. All'Arsenal stanno facendo di tutto pur di mandarlo via. Di tutto. Noi, ragazzi, non vogliamo essere presi per il culo dai tifosi dell'Arsenal. Non vogliamo fare un favore ai tifosi dell'Arsenal, vero? Quindi non facciamo sta cagata di liberargli Mustafi così. Per favore, non liberiamo Mustafi dall'Arsenal. E Alderweireld, ve l'ho detto. Quindi un possibile difensore potrebbe arrivare dalla Premier League. Poi capitolo Dzeko. Vogliamo parlare di Dzeko? Parliamo di Dzeko. Questa fantomatica offerta rialzata da parte dell'Inter di 15 milioni, chi dice 14, chi dice 15, sta di fatto che l'Inter ha alzato la sua offerta dai 12 che aveva offerto, ha alzato la sua offerta, quindi può essere tranquillamente tra i 13 e i 15, che la Roma ha giustamente rifiutato, rimanendo ferma, se por cazzozza mi fate passare, grazie, rimanendo ferma sui 20 milioni di euro. Anzi, la Roma ha fatto sapere all'Inter che più il tempo passa, il tempo va, passano le ore, e Dzeko lo vedi col cuore, e costa di più. Questo ha fatto sapere. Più passa il tempo, più il cartellone di Dzeko aumenterà anche rispetto ai 20 milioni di euro. Perché? Perché la Roma poi si ritroverebbe con le pezze al cuore per trovare il sostituto. Perché la Roma non vende Dzeko anche perché non ha ancora in mano il sostituto. Io ne sono convintissimo. Quindi siamo un attimino bloccati in questo senso, ragazzi. Il no di Higuain ci sta un attimino dando sti problemi qui, perché era la prima scelta Higuain, e poi nella giornata di stamattina si sono fatti tutti i film sui Cardi, hanno uscito fuori delle tesi per i Cardi, che se ci fai caso non sono neanche tanto sbagliate, però ragazzi io la vedo molto difficile. Attualmente secondo me Higuain e i Cardi non sono profili che la Roma riuscirà a prendere, secondo me. Poi lasciamo sempre quella percentuale di fattibilità, perché niente, io non mi gioco i pappagalli su queste cose, non mi gioco uccelli, non mi gioco neanche il pene, rimanendo in tema di uccelli, però non mi gioco niente, non sono certo di niente. Lascio sempre quello spiraglio, perché tutto dipende dal giocatore. Se Higuain e Icardi un giorno si alzano e dicono ok, vengo alla Roma, Quella percentuale bada bassa diventa maggioranza. E così funziona, ragazzi, perché per il momento Higuain e Icardi non piace la destinazione Roma / non vogliono muoversi. Parlo di Higuain, e Icardi al momento non è attratto dalla destinazione Roma, ragazzi. Quindi questo è, purtroppo, la Roma, purtroppo tra virgolette, la Roma considera Dzeko un top player e vuole essere pagato Dzeko come un top player, e vi posso garantire che la Roma prenderà un top in attacco. Ognuno fa le sue considerazioni, magari per noi sarà una pippa, per la Roma sarà sempre un top, noi non lo potremo mai sapere, però vendi un top, prendi un top. Questo è il ragionamento che fa la Roma, e non è detto che non si faccia anche all'esterno, ragazzi, non è detto, perché magari da questi test Florenzi ha convinto Fonseca per il ruolo di terzino destro, quindi magari mollano Isai o prendono Isai e vendono Karsdorp. Sono tutte soluzioni, ragazzi,
che deve valutare ancora il nostro mister che ci porterà allo scudetto. Questo, ragazzi, è quello che vi dovevo dire, le notizie di oggi. State attenti perché da un momento all'altro si chiude qualcosa, io già me lo sento. Quando verrà ufficializzato De Frel, secondo me, o quando sarà praticamente fatta per De Frel, secondo me la Roma farà un'accelerata, secondo me in difesa, ma non è detto, può essere anche in attacco. E non è detto che Schick rimanga, cioè c'è la possibilità che partano sia Schick che Dzeko, che non parta nessuno dei due, che ne parta uno, può essere tutto. Questo è quanto, ragazzi, ciao!